Delle tante mail che sono arrivate qui in redazione, quella che mi ha colpito di più è quella di Guglielmo Nodari. Guglielmo? Sì. Un ragazzo di 30 anni che dal 1995 non ha più il naso davanti. Sono andato a casa sua per saperne di più. Guglielmo, cosa è successo? Raccontacelo. Praticamente, niente, quando ero piccolo me l'ha rubata il fratello di mio padre. Tuo zio? Mio zio, sì. Avevo 5 anni, stavamo lì a casa a giocare, era venuto a trovarci, tonto. Ah, Guglielmo, ti rubo il naso. Io ero piccolo, che ne sapevo, cioè lì per lì mi stavo pure a divertire. Poi a un certo punto ha ricevuto una telefonata, se n'è andato e il naso non l'ho più visto. Il naso non l'hai più visto? Con i tuoi genitori non... cosa hanno fatto? Hanno reagito? C'è stata... No, io non ho mai avuto il coraggio di dircelo. Di tuo zio sai più nulla? Hai più avuto notizie? No, non so più niente di lui. So solo che vive dall'altra parte della città. Però per il resto non l'ho più sentito. Guglielmo, io credo che tu possa e debba ricevere giustizia ancora da questa faccenda. Grazie. Mi ero messo sulle tracce di Carlo Nodari, lo zio di Guglielmo. Quell'uomo non poteva passarla liscia. Ecco, questa dovrebbe essere l'abitazione di Carlo Nodari, lo zio di Guglielmo, l'uomo che gli ha, pare, rubato il naso 25 anni fa. Vediamo se c'è in casa. Signor Nodari? Signor Nodari, siamo di Rai 2, ci può aprire la porta, per favore? Vorremmo farle... E che volete? Salve, guardi, vorremmo farle due domande per quanto riguarda suo nipote Guglielmo. No, guardi, a me non mi interessa questa cosa, non mi interessa. Ci può... possiamo entrare? No, non le va no, di farle... No, di... no, guardi, la lasci perdere, non fa niente, va bene così. Va bene così. Signor Nodari, sono passati 25 anni. 25 anni e lei ancora non ha ridato il naso a suo nipote. Questa cosa come la spiega? Noi zii, 25 anni fa, si facevano queste cose. Era normale, levai i nasi, metti i nasi. Era una cosa normale. Ma che significa? Lei non ha mai restituito il naso a suo nipote Guglielmo. Non gliel'ha mai reinserito il naso. Bisogna contestualizzare sta cosa, perché si facevano queste cose prima. Dove l'ha messo quel naso? Ma che ne so dove ho messo sto naso? Sono passati 25 anni, ma io mo vado a cercare, dove vado a cercare? Mi devi dire te, dove vado a cercare sto naso? Che te devo dire? Fammi vedere se stanno qua, ma io non lo so, ma è passato tanto tempo, che ne so. Ora vediamo qua dentro che c'è sta. Tieni, una pesca. Due pesche. Tieni, un'altra pesca, tre pesche. Io non vedo niente qua. Oh, niente, forse questo. Eccolo qua. Il naso di Guglielmo Nodari, 25 anni dopo, la punta del naso di Guglielmo l'abbiamo trovata. Posso guardare bene qua dentro? No, basta. Posso guardare in questo cassetto? Lei cosa tiene? Adesso basta. Qua è pieno dei nasi. Qua è pieno dei nasi.